Circa 1500 gli atleti pronti a sfidarsi in città. È infatti tutto pronto per la 21esima edizione della Maratonina Città di Arezzo, gara internazionale maschile e femminile, in programma per domenica 27 ottobre. Si parla di più di 1000 atleti con tutto il seguito, gli accompagnatori, quindi tutte le strutture alberghiere saranno piene anche in virtù di altri eventi importanti che ci sono questo fine settimana. E probabilmente ne beneficerà non solo Arezzo ma anche la provincia. Circa 1000 partecipanti alla competitiva, ai nastri di partenza nel settore maschile anche il nazionale azzurro Stefano La Rosa. Gli altri saranno invece amatori e studenti. Sono infatti coinvolti alcuni istituti di elementari, medie e superiori. Il ritrovo è fissato per le 7.30 in piazza Guido Monaco, alle 8 partenza della camminata sportiva, alle 10 invece al via la gara dei maratoneti con 3 percorsi possibili, 3, 9 e 21 chilometri. Un evento di questo livello sicuramente dà pregio anche alla città stessa e anche in questa occasione direi che lo spettacolo non mancherà perché tantissimi partecipanti, ma direi che la città proprio in sé per sé partecipa in maniera diciamo quasi principale perché vediamo famiglie intere appassionate che si stanno allenando da settimane per poter realizzare questa mezza maratona, quindi direi che il risultato importante è proprio questo, smuovere la città di Arezzo nel praticare lo sport e l'atletica in questo caso qui. Il tracciato è stato modificato rispetto alle precedenti edizioni, escluse le zone della Pace Meridiana e Marchionna, inserita invece quella del Giotto. L'obiettivo è stato quello di non interessare più la zona del cimitero monumentale affinché tutti possano fare visita ai defunti, non interesserà più la zona dell'Esse Lunga e quindi è un percorso che si ritiene più lineare e meno problematico per quanto concerne sia i residenti che i visitatori della città. Da giovedì 24 ottobre, infine, in piazza San Jacopo arriverà il villaggio Sport e Salute. Sono 4 giorni pieni di attività che riguarderanno sia aspetti informativi conferenziali, di cui sarà presente anche il gruppo Psicologi Confcommercio, quindi parleremo degli aspetti anche psicofisici dello sport e di come interferisce sul benessere delle persone. E poi ci saranno anche tante altre attività sportive strettamente dedicate sia ai bambini che alla popolazione un pochino più adulta e anche un'area dedicata addirittura ai trattamenti olistici, quindi siamo proprio un total body dalla mente al corpo per avere le informazioni giuste sugli stili di vita che possono portare al corretto uso dello sport ma anche alla prevenzione. Noi avremo una postazione per quei 3 giorni in attesa della mezza maratona e incontreremo la popolazione, in alcuni momenti potremo anche fare degli accertamenti quando ci sarà la presenza di un medico per la popolazione che potrà rendersi conto quanto è importante prevenire.